Comunque è stata bella. Siamo in onda, ragazzi, andiamo. Siamo in onda. Meglio del 2023. Dobbiamo andare là per forza. Ragazzi, venite. No, voi parlate. Dissidenti. No, venite. Noi siamo sotto il best, perché siamo il best. Tutti insieme, uniti. Venite a sedere, richiamati all'ordine, anche perché in queste puntate stiamo raccontando il meglio del 2023. Ecco il nostro Luca, Elena, Angelo. Che leggerezza. Bravo. Nonostante le abbondanti libagioni del Pasqua. Siamo nel pieno delle feste, appena passato il Natale, ma ci aspetta la fine dell'anno, chiaramente un anno importantissimo per la nostra Fiorentina, un anno che ha visto un momento storico che oggi vogliamo raccontare veramente nei minimi dettagli. Beh, insomma, siamo nel luogo storico, direi, nel momento storico che per fortuna abbiamo vissuto, la nascita del Viola Park, la creazione del Viola Park, e soprattutto abbiamo visto cambiare probabilmente in maniera incredibile quello che sarà anche il futuro della Fiorentina, e quindi lo stiamo vivendo. Quindi l'emozione penso che è viva ogni giorno che si entra qui dentro, no? Non è una cosa che dici sta lì, no, è pazzesco, perché poi si trasforma e si rinnova. Anche perché non c'è soltanto la Fiorentina in senso di squadra e di dipendenti, ma c'è anche la possibilità di poter conoscere i nostri tifosi attraverso quelli che sono i bar e anche le partite, quindi è un regalo incredibile che il nostro presidente ha fatto alla Fiorentina, a Firenze e ai tifosi. E poi è una casa che finalmente la Fiorentina ha dopo tantissimi anni, e la ha per tutti, per i giovani, come diciamo tutte le volte, la femminile, i dipendenti, la città, i tifosi e naturalmente la prima squadra. Io, sapete bene, ho vissuto la scorsa stagione un po' a metà, e quindi ho vissuto i campini per poi vivere la primavera dove giocava, la femminile dove giocava. Non ho vissuto la parte iniziale quando c'erano i lavori, come avete potuto vivere voi, il cantiere e quant'altro, ma mi sono proiettata direttamente qua per la fase di preparazione. Però fin da subito ci siamo sentiti a casa, ci siamo sentiti ben voluti, e soprattutto abbiamo vissuto ogni squadra, e questo penso che sia la parte più bella di quello che Rocco Commisso e la famiglia ha costruito, perché un conto è poter vivere le squadre settimanalmente nel giorno della partita, un conto è poter andare lì da loro in ogni momento. Ah, certo, cambia tutto. E a proposito di questo, magari ci vediamo un po' in un... Lo raccontiamo sia ad Elena, che non l'ha vissuta, esatto, la parte proprio iniziale, e anche ai nostri tifosi. Che bello. Guardiamo l'inizio, proprio com'è nata dall'acquisto di questi terreni di Bagno a Ripoli. We'll be right back.
fa venire ancora la pelle d'oca, anche perché se mi guardo indietro sembra veramente ieri, e sostanzialmente è un po' così, perché è stato fatto tutto in maniera super veloce, un concetto che in Italia insomma si vede veramente raramente, e invece possiamo dire mai? Esatto, non volevo dirlo. Esattamente. Però solo a Firenze, solo a Bagnarini. È stato incredibile. Io ho brividi. Sì. Io i brividi, veramente. Anche perché rimoziona ogni volta, cioè il video, sì, l'abbiamo visto, rivisto, viviamo. Che bravo che ha fatto il video. Parte, davvero, veramente. Veramente, complimenti a questa persona. No, è un lavoro collettivo, è un lavoro collettivo. Bellissimo questo video, fa venire i brividi, però i lavori io me li sono vissuti da casa, quindi è come aver vissuto. Li hai visti dal balcone. Dall'alto, dal balcone di casa ho vissuto tutto questo, quindi è come se fossi stata là con voi. E come è stato viverli da casa e non viverli da qua? Benissimo, non lavoravo. Allora, abbiamo visto un po' questo video riassuntivo, no, di, sì, quel che è stata l'acquisto dei terreni fino ad arrivare all'inaugurazione. Andiamo però a quel 9 ottobre. Riavvolgiamo, no? Riavvolgiamo. Sì, torniamo, sì, indietro. Sì. Guardiamoci le prime parole proprio del direttore generale Gio Barone. Vorrei ringraziare Rocco e la famiglia Comisso per essere dietro questo progetto e continuamente lavorare per arrivare a un punto di essere qui oggi. Questo è un punto molto importante, è un centro molto importante per il futuro della Fiorentina. Siamo contenti di quello che abbiamo realizzato oggi. Tra l'altro, ricordando, no, quel giorno praticamente ci dissero: andate a Bagnarripoli che abbiamo comprato i terreni per un nuovo centro sportivo. Così, più o meno. E Angelo prese il motorino e disse: dai, ti porto io. E poi, dov'è? Dove bisogna andare? Perché non c'era niente. Non c'era, ragazzi, niente. C'era, ed è incredibile, perché era 3 anni fa. Cioè, non è che è successo, cioè, 4, dai, proprio essere... Ma è incredibile. 4 a stare larghi, sì, della vita. Cioè, effettivamente... Sì. E da lì insomma abbiamo capito qualcosa di più, perché poi il presidente Commisso aveva comprato la società il 6 giugno di quella stagione lì, quindi 3 mesi prima, già in 3 mesi c'era l'idea di quello che sarebbe stato adesso e guardare avanti, ed è pazzesco, insomma, senza piaggeria, proprio è così. È siamo così nel futuro in tutti i sensi, anche perché è un centro sportivo veramente all'avanguardia ed è giusto raccontarlo. Intanto stiamo guardando proprio le immagini del cantiere, quindi del momento della costruzione, che è stata fatta dall'impresa di Giovanni Nigro, poi l'architetto Casamonti con tutto lo studio Archea, quindi un lavoro veramente molto importante. Tanti gli ospiti che sono arrivati anche a visitare proprio il cantiere, e io ricordo bene che durante quei momenti, nonostante comunque fosse un qualcosa non ancora terminato, erano tutti veramente stupiti da quello che stavano vedendo, perché le basi erano incredibili, tutto andava alla velocità della luce e poi lo spazio era immenso in una cornice come quella delle colline di Bagnarripoli, che è un qualcosa che soltanto Firenze e il suo Interland possono vantare. Che poi quando ti riguardi queste immagini... Cioè, certo, non sono accelerate, eh? No, no, hanno lavorato a questa normale, velocità, giusto, qui. Sì, esatto. No, sembra tutto lì sul momento, magari non ci fai, no? non gli dai peso. Quando poi li rivedi adesso con la struttura che è pronta, fanno ancora più impressione, no? Anche perché io ricordo proprio nei tour, durante le visite sia dei personaggi importanti di rilievo del mondo del calcio, ma anche ci sono stati dei momenti in cui alcuni tifosi dei Viola Club sono arrivati al Viola Park a vedere il cantiere e ci raccontavano quello che sarebbe stato, e tutti ci si guardava e si diceva: sì, però non riesco a immaginarmelo davvero. Poi dopo pochissimi mesi, in realtà, dal momento in cui hanno iniziato a mettere i vetri e a chiudere poi le strutture esterne, abbiamo capito che era veramente un qualcosa che esteticamente bellissimo, di grandissimo impatto, e poi che rientra perfettamente nell'ambiente. Non è un qualcosa che sembra messo lì, dici, un centro sportivo che dà fastidio ed è fuori contesto. No, è completamente inserito in tutto quello che è poi quella che è Bagnarripoli. Ha dato sicuramente lustro a questa città e alla Fiorentina. È una conquista, mi piace sempre dirlo, l'hanno detto anche coloro che hanno visitato il centro sportivo, è una conquista per il calcio mondiale, non soltanto per la Fiorentina e Firenze.
Sono arrivati, appunto, l'avete visti, Giovanni Malagò, il presidente del CONI, c'era Ludovica Mantovani, che era la presidente della divisione calcio femminile, ora c'è Federica Cappelletti, ma insomma comunque sono passati da qui naturalmente più o meno tutti i dirigenti anche, no? C'è stata anche una riunione epocale addirittura poco prima dell'inaugurazione con tutti i direttori sportivi, però l'avete visto insomma anche nelle parole del presidente Commisso l'orgoglio, nelle parole del costruttore anche la capacità, no, di riuscire a stare dietro a tutto questo progetto, e al tempo stesso anche abbiamo sentito, ecco, stiamo sentendo sempre fisioterapisti, direttori sportivi, tutti, ok? Saranno in una casa grande come questa. Infatti, questa era più o meno un anno e mezzo fa, quindi insomma pensate anche con che velocità siamo andati avanti. E l'altro aspetto, lo diceva anche l'architetto Casamonti, insomma, che un po' ne ha fatto lo slogan generi e generazioni, quindi mettere insieme sia il mondo del calcio femminile, il mondo del calcio maschile in un'unica casa, in un'unica realtà, e tenerli appunto e custodire anche la loro crescita, perché fino adesso, per chi non è di Firenze o per chi non lo sapesse, insomma la Fiorentina doveva allenarsi in 5, 6, 7 campi diversi, come giocare in altri campi, altri, quindi sportivi, in mezzo al traffico, assolutamente in mezzo al traffico, muovere diventa veramente oltretutto difficile. Per il movimento del femminile questo è essere arrivati ad un punto importantissimo, perché nella mia esperienza, nelle squadre in cui ho giocato, la squadra femminile era veramente messa da parte rispetto alla maschile. La maschile aveva determinate strutture che la femminile non aveva, e tante le volte la femminile non poteva utilizzare le strutture della maschile, quindi ti sentivi meno. Un po' meno. Meno, certo. Ma quasi insignificante, quasi. Dobbiamo farlo. Sì, dobbiamo farlo. Siamo una società professionista, quindi dobbiamo avere la femminile. Ma non curavano l'aspetto della femminile. Una delle prime cose che ho notato quando sono arrivato qua è che alle donne non mancava niente rispetto agli uomini, e questo è un punto d'arrivo enorme. Anche perché la Fiorentina è stata una delle prime società di calcio a puntare proprio sul femminile, e qui poi. E nel centro sportivo in cui viviamo ora, nel Viola Park, c'è un po' l'idea americana, no, del presidente Commisso di inclusione, perché lo ripetiamo, dai 2015, quindi dai primi calci fino alle prime squadre maschili e femminili, sono tutti qui in un'unica struttura e tutti hanno e possono godere degli stessi privilegi, quindi è un qualcosa veramente di unico e va ripetuto sempre, perché non è assolutamente scontato. Scusate, non un punto d'arrivo ma un punto di partenza, perché quando in Italia tutte le società, non soltanto di Serie A ma anche quelle inferiori che hanno la femminile, potranno dare un quarto di quello che qua viene dato alla femminile, allora sarà un punto d'arrivo. Questo è solo un punto di partenza. È un punto di partenza importantissimo, perché poi ne abbiamo parlato spesso anche durante le dirette, durante il ritiro, no? È sicuramente poi una casa che dà tranquillità, penso poi anche alle famiglie che lasciano magari i figli o figlie molto, molto piccoli, molto giovani. Giovani, e sicuramente poi è un marchio, diciamo un marchio di fabbrica, ma per modo di dire, quando poi ti presenti, si presenta un nuovo giocatore che magari viene da un altro club e trova una struttura del genere, si sente sicuramente, certo, più responsabilizzato, e dice: ma dove sono finito? Questo è un club incredibile. Mi viene in mente le parole di Terracciano quando lo intervistammo agli inizi, che disse una roba che non si era mai vista, una roba che non si era mai vista. Una roba che non si era mai vista, ti fa capire proprio che effettivamente è un qualcosa di un parco dello sport, che poi è la casa della Fiorentina, che non ha mai avuto e che finalmente c'è. Abbiamo visto un po' di immagini degli ospiti che sono arrivati qui al Viola Park durante il cantiere. È stato a visitare il Viola Park anche Infantino, Gianni Infantino. Allora guardiamo e ascoltiamo soprattutto cosa disse all'epoca. Vediamo. Benvenuto al Viola Park, ha avuto modo di vedere la struttura, cosa ne pensa? Grazie, una struttura spettacolare, devo dire. Questo Viola Park non me l'aspettavo in Italia, a Firenze, veramente un progetto straordinario, spettacolare, proiettato nel futuro. Presidente Rocco Commisso ha fatto le cose veramente in grande, complimenti.
di cuore. Beh, i complimenti del presidente della FIFA al presidente commisso non poi arrivano proprio tutti, esatto, i giorni così, non arrivano a tutti poi e ha fatto poi anche un video molto emozionante e interessante per quanto riguarda l'inaugurazione, poi chiaramente dopo lo andremo a guardare. Ora concentriamoci ancora su quello che è stato tutto il percorso, perché sì, abbiamo raccontato l'inizio. No, abbiamo raccontato l'inizio, poi lo sviluppo, siamo arrivati più o meno al momento in cui forse nessuno pensava che ci sarebbe stato il ritiro all'inizio di questa stagione, quindi il 2023, quando è stato annunciato che la Fiorentina non sarebbe tornata, insomma, in ritiro in montagna come si fa di solito, ci sono stati un po' di sguardi sorpresi. E però una delle dichiarazioni, te lo chiedo proprio a te Elena, mentre vediamo appunto i primi allenamenti al centro sportivo, al Viola Park, le ha dette il professore, insomma, il responsabile sanitario Pengue, no? Certo, sì, perché c'era della preoccupazione per quanto riguardava appunto le temperature e siamo andati a sentire proprio chi di dovere per capire se potesse essere fattibile allenarsi qua o meno, e lui ha detto che ovviamente tutti i dati sono stati studiati ad hoc, gli allenamenti in base ai giocatori, in base alle temperature, e che era una cosa assolutamente fattibile. Oltretutto, mi piace ribadirlo spesso, il caldo che si vive qua al Viola Park d'estate è molto diverso, perché sì, è tanto sì, ventilato. Questo è il momento meteo, eh? Prima abbiamo parlato momento meteo del freddo, e fa freddo quando arriva il freddo qua, però anche quando facevamo le dirette sul campo, sì, ovviamente luglio, quindi non è che si può dire ah, è fresco come a Moena, assolutamente no. Che poi, ma c'è questa Moena comunque, sì, luglio, esatto, non è che non lo so, la notte che è fresco, il giorno io dormivo la finestra aperta a Moena l'ultimo anno, quindi cioè, per dire. Non l'ho mai vissuto, non lo so dire, però effettivamente c'era questa aria, questa ventilazione che non ha reso gli allenamenti, la fase di preparazione così pesante, infattibile, come si poteva credere prima di scendere proprio in quelle settimane di preparazione. Anche perché dobbiamo dire che adesso il campionato inizia praticamente ad agosto, quindi anche appunto le partite ufficiali si giocano con temperature molto alte, quindi ci sta anche effettuare erano una preparazione. Sì, 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 erano io direi di andare a vedere anche quello che è un po' il dietro le quinte, insomma il dietro le camere in questo sì, caso del Viola Park. Abbiamo preso una persona a caso, Mandragora, che ci ha fatto sempre ovviamente da apripista in diverse situazioni, e possiamo andare a vedere anche guardiamo quello che ci racconta della sua stanza. Ciao ragazzi, andiamo a fare un giro alla mia camera al Viola Park. Ragazzi, qua siamo nel corridoio dove ci sono tutte le camere, la mia è situata nel mezzo, adesso vi faccio vedere. Ecco ragazzi, speriamo sia in ordine. Come potete vedere la camera è davvero confortevole, cioè nel senso non manca niente. Abbiamo una vista spettacolare sui campi d'allenamento, questi qua per ora non sono pronti ma saranno pronti a breve. Come potete vedere sono uno spettacolo. Abbiamo la Fiorentina addosso perché ci sono tutti i dettagli, le lenzuola, i cuscini, tutte le frasi che ci appartengono. E poi c'è tutto, qua c'è la mia PlayStation dove passiamo un po' di tempo per divertirci. Questa è la mia pressoterapia che faccio per recuperare dopo le sedute, che qua in ritiro sono abbastanza impegnative. La camera, il letto sono spettacolari, sono veramente confortevoli, quindi è bello poter essere qui, ed è un privilegio avere tutte queste comodità, diciamo, a partire dal ristorante, dalla palestra, dalle camere. È veramente uno spettacolo questo della parte. Ragazzi, adesso non mi resta che andare a riposare, ci vediamo dopo in campo. Un abbraccio. Beh, ha detto qui abbiamo la Fiorentina addosso, ed è bellissimo sentire questa frase. Poi anche quando ho avuto la possibilità di intervistare qualche giocatore proprio all'inizio di questa stagione, hanno detto sembra di stare in un hotel a 5 stelle, e effettivamente è così, perché ci sono tantissimi comfort, però non sono a caso, perché sono tutte cose che aiutano magari nel recupero, come raccontava anche Mandragora, magari quando c'è un allenamento un po' più pesante, oppure per quelli che hanno subito degli infortuni hanno la possibilità con tutte le attrezzature
attrezzature all'avanguardia che ci sono qui dentro, di recuperare al meglio possibile. Questo è veramente peraltro importante. Abbiamo visto le camere che giustamente aiutano il riposo, ma tra le tante partite che la Fiorentina sta giocando e giocherà, speriamo naturalmente anche più avanti, no? Coppa Italia, Conference, certo, campionato o quel che sia, insomma, c'è anche il momento quello dei trasferimenti, torni tardi la notte, invece di tornare a casa e perdere ulteriore tempo, hai modo di restare al Viola Park, fai magari qualche scala di riposare, scalino, esattamente, scusate, e recuperi ore e poi magari la domenica no, eviti l'infortunio e resti a disposizione del mister, quindi un cerchio che alla fine fa la differenza. Giusto, esatto. L'altro aspetto è quello alimentare, diciamo, no? Noi abbiamo intervistato un po' in tutte le lingue il nostro chef Duccio Pistolesi, però la cosa incredibile appunto è che avendo a disposizione le cucine, avendo a disposizione i materiali e soprattutto spesso a chilometro zero, ti permette, no, di gestire a tutto tondo l'atleta e non solo, anche l'atleta che arriverà, quindi anche un'educazione alimentare in qualche modo verso i giovani. E l'aspetto invece così di avere come commensale magari un giocatore della prima squadra rispetto a uno della primavera, rispetto al ragazzino che magari viene qui e fa, no, fa gruppo, fa, tocchi fa comunità. Tocchi un punto importantissimo perché, sì, perché si è sempre parlato di generi e generazioni che si incontrano tutti in un unico padiglione che è quello eventi, poi che viene usato anche per la mensa, e dipendenti, giocatori della prima squadra, femminile, ragazzini, tutti in un unico posto per poter parlare di partite, di calcio, ma anche di situazioni extracampo, quindi veramente è un momento sempre importantissimo. Ci aggiungiamo anche la dirigenza, perché poi abbiamo spesso visto, no, il presidente Rocco Commisso insieme alla moglie Catherine a girarsi poi attorno ai tavoli, anche il direttore durante Barone, il pranzo, sì, con sì, i poi giovani ragazzi, tutti. Vorrei aggiungere che hanno educato anche me e Angelo alla buona alimentazione, perché ci tocca tutti mangiare noi, esatto, a noi. Questa per noi è sicuramente una cosa positiva, per positivo me soprattutto, per te sei, vabbè, già in linea, quindi. Beh, dobbiamo dire che anche questi studi che ci hanno messo a disposizione per non soltanto noi della comunicazione, ma anche per insomma tutto, per gli eventi, anche gli eventi, certo, e tutto è un qualcosa di unico. Io nel mio salotto di casa comunque uno studio del genere ce l'ho qui. E quindi ringraziamo anche noi da parte nostra, schermo, di poter lavorare, sì, in una struttura. Va a vederlo dai vicini, secondo me. Volevo dire qualcosa di serio. Scusa, no, scusa. È il periodo, natalizio. Era un po' per spezzare. Un po' per torniamo spezzare, serissimi, perché, vai, è arrivato il momento più interessante, il momento storico che abbiamo vissuto. Sono interessato anche di questo. Qualche mese fa, quello dell'inaugurazione. È stato un momento incredibile, non soltanto per quello che siamo andati a vedere, quindi lo spettacolo dei droni, i personaggi presenti, i riconoscimenti che sono arrivati per la Fiorentina, ma anche proprio da un punto di vista di club, avere, ecco qui, l'inizio. L'inizio, perché su tutti i campi, no, si stava giocando in quel momento, e lo faremo vedere anche grazie a questa bellissima dronata. E abbiamo trasmesso anche 4 ore in diretta, insomma, in quella giornata, oltre 500.000 persone collegate, e questa cosa ci fa piacere, non per il numero in sé, ma perché vuol dire che è stato passato un messaggio. Dal giorno dopo, io penso che la quantità di richieste di poter fare qualsiasi cosa a Viola Park, sì, da ogni parte d'Italia, non solo, è stata centuplicata. A proposito di numeri, diciamo soltanto quelli che sono in due parole i numeri di queste strutture: ci sono 12 campi, 26 ettari, e naturalmente questo permette di lavorare al meglio e di gestire, insomma, anche l'ambiente, no? Di non essere un buco pieno di cemento, ma anzi è un posto verde, assolutamente verde. Abbiamo parlato del presidente, sicuramente la sua soddisfazione la vogliamo sentire, sì, rivivendo anche il brivido di quel momento lì. Da 1926 la Fiorentina di casa sua non ha avuto niente, né centro sportivo, né campi, né stadio, niente. Ok? Oggi si può dire che la Fiorentina c'ha qualcosa, ma qualcosa di bello, ok? Perché sia in America che qui in Europa non si trovano posti come questi. Ok? Spero che andate tutti in giro a vederli. E che i sacrifici che hanno fatto mia madre e mio padre Giuseppe, mia madre Maria Rosa e mio padre Giuseppe, sono abbastanza a qualche cosa, perché io di sacrifici non ho fatto niente, ho fatto soldi, ho lavorato forte, ma i sacrifici sono stati loro, non io a farli. Mai, mai mi avrei sognato di arrivare a vivere una giornata come questa e realizzare questo centro sportivo più moderno e più grande
in Italia e forse in Europa e di sicuro nell'America. In America c'erano gli stadi e noi i centri sportivi. A vedere tutto quello che sulla carta e sui rendering che ho visto a partire dal 2020 e oggi è qui davanti a tutti noi, esiste davvero e lo abbiamo fatto. Mai avrei immaginato di fare il percorso che ho fatto, lasciare l'Italia all'età del 12, andare in America, dove i miei genitori mi hanno sempre incoraggiato di andare a scuola, vai a scuola, quando tutti gli altri emigranti andavano a lavorare, loro hanno detto vai a scuola, vai a scuola, e sono stato fortunato che andando a scuola sono riuscito ad aprire le porte tramite la mia Columbia University e arrivare a questo punto. L'ho detto 4 anni fa, io sono venuto in Italia per ritornare all'Italia quel che l'Italia ha fatto a me, ok? Meno male che c'è stata pure mia moglie nel mezzo, ho detto se vai in Italia vedi che prendo una città bella, e così ho fatto, ok? E per questo siamo qui a Firenze. Così ho fatto e direi anche meno male, perché insomma non è da tutti fare un'impresa del genere, e siamo veramente fieri di avere un presidente come Rocco Commisso e la sua famiglia insomma qui alla Fiorentina. Ma poi sto pensando a che soddisfazione si prova nell'andare via da piccolo, tornare, sì. Tra le tante cose fare una cosa del genere per la città che poi c'è, ma che resterà per sempre, quindi io penso ci sia una soddisfazione mostruosa per una persona proprio. Sì, 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 decisamente. Ha fatto anche un piccolo excursus nel chiuso che abbiamo visto poco fa della sua storia, una storia sicuramente ricca di eventi che poi hanno portato al presidente ad essere l'uomo che è oggi, sia insomma da un punto di vista personale che lavorativo, e diciamo che insomma di strada ne ha fatta sicuramente, e noi siamo qui che guardiamo insomma il frutto dei suoi sogni, che è quel Viola Park. Ma poi fai un qualcosa per il... Sì, per il presente, ma per il futuro, cioè per i giovani, cioè questo secondo me a me ha impressionato tantissimo, no? Potevi fare qualsiasi altra struttura, ma insomma occupandosi di calcio fare una struttura di questo tipo qui, resta ai bambini. E lui l'ha detto chapeau, anche durante l'inaugurazione, che proprio erano lì davanti al palco i più piccoli, i pulcini, i primi calci, ha detto questo centro sportivo ragazzi è per voi, ed è vero, perché è per le future generazioni. Che è forse una delle immagini più belle che poi naturalmente andremo a rivedere. Oltretutto per Bagnaripoli è stato un po' l'avvio di tanti progetti che poi sono in futuro, proprio nei prossimi anni, c'è stata la bonifica di quest'area dove è stato costruito il Viola Park che dirsene voglia era veramente ridotta malissimo, sì. Dunque è stata una vera e propria bonifica a tutti gli effetti, e il comune di Bagnaripoli comunque sia ne ha tratto tanto, e proprio da questo Viola Park sono un sacco di progetti che stanno andando avanti, ci sarà la bonifica di un'altra area, quindi è stato un po' l'avvio di una zona di Firenze bella, non sfruttata, e che secondo me adesso davvero forse è come se il centro si allargasse verso anche Firenze Sud, sì. E inglobasse un po' quest'altra parte verde bellissima. Tutti i progetti sono di mantenere quest'area verde, però diventerà un po' più per tutti. Anche perché durante le passeggiate mattutine, quando incontro Elena lungo... No, a correre io cammino. Per però, smaltire quello che mangio. Fondamentalmente te corri, io no. Mezz'ora, ma veramente mezz'ora di Lungarno, facendo credo l'Anconella, sì. Si arriva dal centro a qui. Quindi non è che dici, sai, siamo fuori dal mondo. Purtroppo non ci sono ancora tutti i mezzi pubblici, le cose che speriamo arrivino presto, certo. Però intanto Fiorentina 1, burocrazia 0. Io butto lì, pa. Poi, perché insomma non... Questo comunque. Allora torniamo seri e parliamo di... No, ero serissimo, perché è stato incredibile, cioè, questa cosa secondo me è epocale, cioè, è epocale. E non abbiamo detto o in parte... No, non diciamo. Non diciamo tutto, okay. In questi diciamo 4 anni alla larga, cioè di mezzo c'è una pandemia, cioè, quindi sì, esatto, tu hai lavorato in una maniera incredibile. Una pandemia, cioè, insomma, la guerra, quindi di cosa tanti stiamo eventi. Parlando?
Parliamo anche di persone che sono state qui proprio sì. il giorno dell'inaugurazione, Luca, quindi abbiamo avuto un bel riconoscimento da parte della FIFA, ma erano presenti anche esponenti della UEFA. Sì, presidente Čeferin, e c'era anche Zvone Boban, no? Che sì. fa parte del direttivo, che è andato subito a provare col pallone sul campo, insomma, quindi un ex avversario in quel caso della Fiorentina, però io le sentirei proprio queste parole di Čeferin e anche il messaggio che manda, che è molto particolare. Buonasera Presidente. Buonasera. Ben arrivato. Grazie di essere con noi e di essere qua per questo giorno così importante per Firenze e per la Fiorentina. Grazie a Rocco da invitarmi. Il mio italiano non è buono. Buono, buono. Ma può dire che il Viola Park è meraviglioso e grazie Rocco e grazie Fiorentina. Ecco, ho portato un regalo per Rocco. Rocco, vuole leggere lei direttamente quello che c'è scritto? Questo in inglese. Club's home has the colors of the heart of its people. La casa del club c'ha i colori del cuore dei loro tifosi. Grazie. Emozionatissimo il presidente su quel palco. Ricordo che c'è stato poi anche un bel abbraccio nel momento in cui sono andate le prime squadre proprio a salutarlo lì insieme anche a Carlo Conti, e quell'abbraccio con Dodò io me lo porterò sempre dietro, perché è stato proprio come vedere un padre e un figlio abbracciarsi, un'emozione incredibile. Questo fa capire anche il rapporto che il presidente ha con tutti i suoi ragazzi, che è qualcosa di veramente speciale. Vuoi chiamarla Caterina o Caterin? Come la chiami? Come vuoi tu. Caterina allora. Caterina, emozionata? Tanto, grazie a tutti voi, siamo tutti fiorentini oggi, anche io. Uno spettacolo che è stato proprio bello ed emozionante, perché insomma, i fuochi d'artificio e poi quei droni mai visti praticamente in Italia. E meno male che abbiamo chiamato il drone per riprenderli, se no non li vedeva, sì. nessuno. Quindi passiamo anche qualche immagine proprio di quel momento e sentiamo anche gli effetti poi. Rivedere anche queste immagini non è come quando l'abbiamo vissuto proprio in prima persona, però è comunque molto emozionante. Sì, è pazzesca, insomma, questa coreografia, no? Di 200 droni che poi scompaiono, riappaiono, creano gli effetti, raccontano una storia, perché poi insomma sono stati 8 minuti di racconto di una storia che poi è stata la storia del presidente Rocco Commisso, la storia della Fiorentina per immagini, e non è neanche facile trovare, no, dei momenti evocativi, però il Duomo che si disegna, il logo della Fiorentina, la scritta Firenze, insomma sono cose che ti rimangono lì e ti restano impresse, anche perché guardano magari in maniera moderna qualcosa comunque di classico, no? Quindi, esatto. E poi i classici fuochi d'artificio anche a chiudere, però questa è soprattutto sarà, no? Anche la casa dello sport, e quindi vogliamo anche rivedere alcuni momenti proprio in chiusura di questa puntata di 2023, tanti bambini, tanti ragazzi e tanti giovani. Qui si è giocata la prima partita anche del campionato primavera della Fiorentina a porte aperte finalmente, e così anche la partita che poi è stata giocata dalla Fiorentina Women, dalla Fiorentina femminile, insomma. E questo è un momento sicuramente a sua volta storico. Guardate il profilo, lo skyline di Firenze, che è lì a un centimetro. Questa è la nostra Elena, appunto, che racconta il debutto, no? Visto che vi stiamo riraccontando questo 2023 per immagini, e il presidente anche nello spogliatoio, il presidente che va insomma a dare la carica ai ragazzi di Galloppa, che poi tra l'altro vivono. Batte lui il calcio d'inizio, vero? Eccolo lì, guarda, ecco le immagini. Giustamente, insomma, no? Sì. Poi un po' l'ha detto scherzando anche durante l'inaugurazione, no, questa è casa mia, però qui era giusto insomma che desse lui il calcio d'inizio, e poi al di là appunto della parte
che vediamo la presenza, no, della proprietà è costante a tutti gli effetti, a tutti i livelli, e quando è dentro a Viola Park gira per tutti i padiglioni, chiede, si informa e poi non si ferma mai, perché noi siamo arrivati a un punto che, come si diceva prima, è il punto di partenza, ma vogliamo arrivare ancora oltre. Certo, insomma. Ricordo benissimo l'emozione dei ragazzi per la partita quando scesero in campo e mi dissero: ma noi giocavamo sempre lontano da tutti, era anche difficile per i nostri tifosi, e in quell'occasione, nella prima al Viola Park, c'era anche parte della curva Fiesoli a fare il tifo per loro, quindi è stato bello anche vedere proprio gli interpreti, coloro che scendono in campo così emozionati. Anche le parole di mister Della Fuente, della nostra Fiorentina femminile, mi ritornano alla mente, che dice: ho preso parte a un momento storico e ne sono fiero, ne sono contento. E insomma, questo spiega un po' il momento che hanno vissuto tutti, poi coloro che hanno la fortuna in questo momento di poter far parte della squadra viola e della Fiorentina in generale. Allora, direi che siamo arrivati anche alla fine di questa seconda puntata del meglio del 2023. Abbiamo parlato della scorsa stagione, quindi della prima parte del 2023, abbiamo parlato di Viola Park, perché quest'oggi ci voleva una puntata a sé, e domani parleremo però anche della stagione 23-24, che sta per concludersi il 2023, quindi parleremo della prima parte. E pensavo avessimo già tutti i risultati anche del 24. Vorresti, riusciresti a farlo? No, vorrei viverlo, sì. No. Ok, quindi con queste bellissime immagini noi vi ringraziamo per averci seguito come sempre, ci avete scritto anche tantissimi messaggi e noi magari anche domani li rileggiamo insieme. Grazie Luca, Elena, Angelo, noi ci vediamo quindi domani. E abbiamo anche un video in chiusura per rivivere tutto quanto in sintesi. Guardiamolo.